Cosa sono gli omega 3? Come agiscono? E che differenza c'è tra integratore e farmaco? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Elena Tremoli in occasione di un incontro incentrato proprio sugli omega 3. Allora, professoressa, ci ricorda un attimo che cosa sono gli omega 3? Beh, gli omega 3 sono acidi grassi poliinsaturi a lunga catena che sono presenti in una serie di alimenti, in particolare nel pesce, soprattutto nei pesci che vivono nel mare del nord, e che se assunti possono andare ad incrementare i livelli sia cellulari che plasmatici nell'organismo, nei soggetti, e dare origine ad una serie di mediatori e di situazioni che vanno a ridurre il rischio cardiovascolare. Il discorso è molto ampio ed estremamente complesso, ma nel loro insieme possono essere impiegati nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e anche in alcuni casi degli eventi cardiovascolari. Oggi questi prodotti sono disponibili sotto forma di alimenti, come ci diceva, e sotto forma di integratori alimentari e farmaci. Qual è la differenza dal punto di vista clinico? Allora, con gli alimenti, in particolare con i pesci, ricchi in non tutto il pesce è ricco in acidi grassi omega 3, solamente i pesci quali il tonno, in alcuni casi la trotta, il salmone sono ricchi in questi acidi grassi. Noi possiamo assumere una quantità di questi acidi grassi che ci servono per quello che è la fisiologia. Più difficilmente riusciamo ad assumere tanti di questi acidi grassi in modo tale da avere un effetto vero proprio farmacologico, quindi dobbiamo rivolgersi per l'effetto farmacologico per lo più ad integratori, ma ancora meglio al farmaco, perché il farmaco ci propone delle formulazioni di etilestere di omega 3 che sono indubbiamente in concentrazione più idonea per poter avere degli effetti farmacologici ed anche molto più standard, perché ovviamente i farmaci sono molto più controllati dal punto di vista delle preparazioni rispetto a qualsiasi integratore. Oggi si è parlato in particolare di una nuova formulazione di questi omega 3. Qual è il significato di questa nuova formulazione? Beh, il significato è che mentre fino a qualche tempo fa l'unico prodotto di etilesteri di omega 3 che era disponibile per il commercio era un farmaco e che quindi, essendo stato registrato come farmaco, aveva un determinato costo, una volta a un certo punto è comparso sul mercato un farmaco bioequivalente che ha un costo, quindi chiamiamolo, per quello che forse viene riconosciuto meglio se io lo identifico come generico, come si diceva fino a un certo tempo fa, e questo prodotto, questo preparato ha tutte le stesse caratteristiche da un punto di vista farmacologico, farmacodinamico, farmacocinetico del prodotto originale, solo che essendo oggi un generico ha un costo inferiore alla molecola precedentemente registrata, al farmaco precedentemente registrato.